un'iniziativa importante, un pranzo di solidarietà destinato soprattutto ai profughi ucraini, che è organizzato dall'associazione Giuseppe Reale. Qui noi siamo col dottore Giovanni Calogero, che è un socio di questa associazione. Dottore, quali sono le finalità di questo pranzo sociale che il 18 di agosto sarà fatto qui all'agriturismo Vacale? Sì, è un'importante iniziativa che il Centro Studi Giuseppe Reale di Cittanova insieme alla parrocchia San Girolamo hanno voluto organizzare per soprattutto per dare un aiuto, una forma di assistenza, di supporto all'assistenza alle attività sanitarie che si svolgono in alcune strutture in Ucraina per i motivi che voi sapete, cioè lì c'è bisogno di interventi sanitari e anche di attrezzature sanitarie appropriate per poter curare tutti i feriti, sia tra, non solo tra i civili ma anche tra gli stessi militari, che ce ne sono tante e il bisogno di aiuto è tanto. Dottore Calogero, diteci come è stata organizzata questa iniziativa, quali, diciamo, che tipo di organizzazione avete previsto per la raccolta fondi? Sì, l'organizzazione prevede questo, che sono stati diciamo, preparati dei ticket, dei biglietti, ogni biglietto è prevista un'offerta di 25 euro, poi ognuno può fare un'offerta libera e quindi si stanno distribuendo, facendo inviti a tutti quanti, a tutte le persone che vogliono condividere questa esperienza, perché il Centro Studi si basa, insieme alla parrocchia ovviamente, basa la propria attività sui grandi principi ispiratori di Giuseppe Reale, che ha fatto della sua vita un dono agli altri, non solo in tutti i campi, soprattutto nel campo dell'educazione, delle scuole, delle università, e quindi noi, partendo da questi valori, questi principi, vogliamo proprio che vengano condivise queste iniziative, perché guardano al bene comune, non solo confinato al nostro territorio, ma addirittura un'esperienza che si riallaccia alle sofferenze che si stanno vivendo in terra di Ucraina. Un'importante iniziativa che si è potuta fare, si farà grazie alla disponibilità dell'agriturismo Vacale. Qui abbiamo il responsabile, l'avvocato Valenzisi. Sì, io ho dato a disposizione i locali di questa struttura proprio perché l'iniziativa è un'iniziativa di grande beneficenza, alla quale hanno concorso moltissime persone, moltissimi esercenti. Accanto a me vi è il collega avvocato Emanuele Giardino, che ha fornito per esempio l'olio della sua azienda, ma il mio ringraziamento va a tutti gli operatori che hanno contribuito per questa iniziativa di beneficenza. Vanno ricordati tutti i popoli che in questo momento stanno soffrendo per una stupida guerra che si è venuta a creare e che qui hanno bisogno del grande principio della solidarietà umana e cristiana. Salvatore Adornato è vicepresidente del Centro Studi Giuseppe Reale, che organizza questa importante iniziativa, che si può organizzare grazie al contributo di tante persone. Sì, contributo di tanti benefattori che in maniera veramente, cioè impensabile, hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento. Parlo io a nome anche del presidente, il professor Antonino Gatto, che è a Reggio e sa che deve venire giovedì. Il messaggio che volevo lanciare è uno: noi calabresi siamo a volte ci rappresentano come un popolo, no, ancora non dico ma di bassa cultura, quasi classe solo contadina, che poi non è una bassa cultura quella, preciso. Cioè, noi siamo come calabrese, io mi sento parte, no? E lo dico anche agli amici che sono qui in questo momento, che sono emigranti, che sono tornati anche per questo evento. Cioè, lo dico che noi abbiamo bisogno di riprenderci la nostra dignità
dignità umana, e perché la Calabria ha bisogno di creazione di nuovi posti di lavoro, che si parte dal piccolo, non è che bisogna avere per forza i fondi, con il lavoro si costruisce tutto, e nella costruzione, cioè, c'è anche posto per chi sta male, per i sofferenti, per gli ultimi, e questo deve essere il nostro scopo. In questo caso abbiamo ricevuto una richiesta di amici medici italiani che sono volontari in Ucraina, che hanno le tende Avis, che si chiamano ospedali da campo, che ci hanno chiesto che hanno bisogno di attrezzature medicali, farmaci e altro, perché non hanno la possibilità di poter curare i bambini bombardati, le persone bombardate, e quindi ci hanno chiesto in maniera urgente. Noi ci siamo organizzate con l'aiuto dell'avvocato Valenzisi, che ha messo a disposizione questa struttura, il nuovo agriturismo, più tantissimi altri che come sponsor, che hanno avuto una generosità massima. Ecco, io volevo dire questo: noi meridionali, noi calabresi, quando troviamo gente che soffre, siamo i primi a darci da fare. Per cui vi chiedo, chi può venire qui, venga, che noi l'accogliamo a braccia aperte, ognuno dà quello che vuole, c'è una piccola offerta, serve per l'acquisto di quelle attrezzature che noi porteremo fino all'Ucraina, anzi al confine con la Polonia, poi vengono i nostri amici medici che conosciamo e li ritirano. Ecco, volevo ringraziare alla fine tutti quanti, quelli che stanno dando ancora oggi una mano, anche delle persone professionalmente valide, che sono ingegneri meccanici, avvocati, che sono messi col badile, col trattore, a togliere le pietre nella strada, perché abbiamo avuto il diluvio ieri. Cioè, io sento di ringraziarli, e ancora oggi siamo qui a lavorare per ripulire un'altra volta. Ma noi siamo testardi, in questo siamo calabresi, è vero, ma testardi del bene, non del male, testardi della solidarietà, non di altro. Cioè, quindi il messaggio che voglio far passare è che noi, se riusciamo a vivere un'unità con tutto il resto dell'Italia, non soltanto in Calabria, no? Cioè, possiamo crescere meravigliosamente bene, in pace, e riacquistare la nostra dignità di uomini. Vi saluto, vi ringrazio, siamo a porte aperte, venite a questo pranzo di beneficenza. Abbiamo bisogno non solo per raccogliere i fondi, per comprare attrezzatura, ma per riaprire un'amicizia e una compagnia, una comunità che vuole stare insieme per crescere.